Beh, diciamo che effettivamente questa manifestazione di interesse fatta in modo pubblico per una posizione sicuramente molto prestigiosa, ma da un commissario che ha altrettanto una funzione importante per l'Unione Europea, soprattutto in questo periodo in cui appunto già le tensioni sono abbastanza importanti, ma soprattutto le variazioni delle dinamiche dei flussi commerciali, stante appunto l'epidemia, richiedono un'attenzione particolare, un grande lavoro per tutelare le imprese europee. Personalmente mi ha colto di sorpresa e coglie un po' tutti, credo di sorpresa. E quindi ci chiediamo quanto sia compatibile un'ambizione di questo tipo con una posizione in itinere che in realtà richiede molta più energia, più attenzione, e anche un certo tipo di programma a lungo termine per l'Unione Europea. Quindi questo è l'oggetto di un'interrogazione che io ho sollevato, cofirmata da alcuni miei colleghi, e in cui appunto si richiede quanto questa posizione, questa manifestazione pubblica di interesse sia effettivamente reale e compatibile poi con la posizione del commissario Hogan. È innegabile che senza l'appoggio degli Stati Uniti non si può ambire a una posizione di quel tipo, e oggi ci chiediamo, soprattutto alla luce di quelle che sono anche le tensioni commerciali con gli Stati Uniti, quanto poi rispetto ad una posizione magari particolarmente ambita si tralascerebbe di fare gli interessi invece dell'Unione Europea, che è il vero incarico per cui oggi Hogan è chiamato a rispondere, anche se non in modo magari volontario, nessuno insinua nulla, però è chiaro che rimane sempre un'ombra rispetto a quella che poi potrebbe essere la libertà di azione di chi in realtà deve difendere interessi che sono europei piuttosto che propri. E quindi su questo si gioca un po' la difficoltà di comprendere come si possa oggi, soprattutto in una situazione di questo tipo, ipotizzare di lasciare un ruolo così importante e delicato come il commissario per il commercio internazionale, per il commercio, è molto delicata come situazione, insomma.